Poi c'è il numero che ho fatto il gennaio del, dunque direi, io ho cominciato a lavorare all'Abarth alla fine del 59, quindi dal 56 al 59 era la collaborazione per i record. Sono stato assunto alla metà del 59 e sono stato lì fino al 63-64, complessivamente ho lavorato 10 anni con Abarth, dal 56 al 66, gli ultimi record sono del 65. Gli dico, io vorrei passare il Capodanno a casa, almeno quello. Cioè, va bene, voi va. Poi ricordami del Salisburgo, a proposito. Prendo la macchina, vado, torno a casa, la mattina del primo, mi metto in movimento. Era per arrivare in tempo, ero partito la mattina prestissimo. A un certo punto mi accorgo che non ho abbastanza benzina. Allora rallento, rallento, rallento. Il presente io avevo vinto parecchie gare di Economy Run, quindi sapevo, imparando da Taruffi tra l'altro, che ero un mago in queste cose. Rallento, rallento, rallento. A un certo punto siamo sul ponte, mi pare dell'Orco, adesso non mi ricordo di quale fiume, comunque, mi passa un'appia e mi taglia la strada. Allora io ho avuto quell'attimo di attesa. E poi, come scatterebbe in qualsiasi giovane, dice, adesso questo gli taglio la strada io. Ho accelerato, c'era il ghiaccio, ho rotto la spalletta, sono finito nel fiume, la macchina ha rotolato e io sono riuscito a uscire dal lunotto posteriore. Dopodiché salgo sull'autostrada e arrivo a un pullman di sciatori e vedo che mi guardano con la cosa perché mi era aperta completamente la faccia. Allora mi portano all'ospedale di Chivasso e mi accompagna questo qua della polizia e mi cuciscono e il morale torna a casa. Abarth fa fare una foto della macchina distrutta, la mette in tutte le macchine della ditta, così il nostro collaudatore ha distrutto la mia automobile.